Era il 1948. George Orwell iniziò a scrivere il suo romanzo più famoso. 1984. Questo era il titolo. Divenne la prima distopia mai scritta, la più terribile, la più cupa. La repressione descritta in quelle pagine era talmente dura, talmente forte e talmente invincibile che nessuno pensò che potesse veramente accadere nella realtà. E molti lo pensano ancora. Ho sempre pensato anch'io che descrivesse solo una distopia irrealizzabile, finché non ho conosciuto la storia di una nazione rimasta in balia di una dittatura lunga 50 anni, una dittatura subdola e feroce, dove il Grande Fratello si è materializzato in carne ed ossa. Enver Hoxha nacque a Gjirokastër, nel sud dell'Albania, il 16 ottobre 1908. Nel 1930 andò a studiare, grazie ad una borsa di studio statale, all'Università di Montpellier in Francia, ma presto ne fu espulso. La storiografia del partito cita come la causa dell'espulsione il suo attaccamento alle idee socialiste. Dal 1934 al 1936 fu segretario al consolato albanese di Bruxelles. Studiò legge alla locale università. Durante la sua permanenza all'estero, Hoxha fece conoscenza di molti attivisti del Partito Comunista Francese. Fu allora che egli divenne seguace del marxismo e sostenitore di Stalin. Nel marzo del 1938, Hoxha fu mandato in Unione Sovietica, dove rimase per più di un anno. A Mosca, egli avviò gli studi presso l'Istituto Marx Engels Lenin. Seguiva lezioni all'Istituto di Lingue Straniere e si cimentava in traduzioni in lingua albanese di libri di Stalin, Molotov e altri capi del partito bolscevico. Ritornato in patria, con l'aiuto dei comunisti jugoslavi, prese la guida del Partito Comunista Albanese dall'8 novembre 1941. Lo stesso partito verrà denominato successivamente Partito del Lavoro e sarà l'unico partito rappresentativo di tutta la nazione. Sotto la sua guida, il Partito Comunista Albanese prese il potere il 29 novembre 1944. Hoxha si dichiarava un marxista-leninista ortodosso e prese come unico modello l'Unione Sovietica. Nel luglio 1947, Hoxha incontrò per la prima volta Stalin e Molotov. Quell'incontro sarebbe rimasto per lui l'avvenimento più importante della vita, rafforzando le sue convinzioni politiche. Nel 1948 irrigidì le relazioni con la Jugoslavia a seguito della rottura tra Tito e Stalin. Iniziò in quel momento l'isolamento dell'Albania rispetto agli altri paesi balcanici. Temendo un'improbabile invasione da parte dell'Europa occidentale, dal 1950 Hoxha fece costruire in tutto il paese migliaia di bunker per essere usati come posti di guardia, ricoveri armi o rifugi in caso di guerra. Con la morte di Stalin, avvenuta il 16 ottobre 1952, l'Unione Sovietica iniziò un lento processo volto a rendere meno ortodosse le idee di governo socialiste.
Il 14 febbraio 1956, durante il 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, Nikita Khrushchev rinnegò ufficialmente gran parte delle scelte politiche e ideologiche di Stalin e intraprese rapporti più distesi con l'Occidente capitalista. Tra le reazioni più clamorose contro questa scelta ci fu quella di Enver Hoxha, che portò a un inasprimento delle relazioni tra Teheran e Mosca, con conseguente isolamento dell'Albania dal resto dell'Europa orientale comunista. Nel 1960 il dittatore albanese iniziò rapporti sempre più stretti col Partito Comunista Cinese, ritenuto ormai l'ultimo baluardo dell'ortodossia. Questo mise in crisi l'alleanza con l'Unione Sovietica, terminata definitivamente nel 1968, quando l'Albania si ritirò dal Patto di Varsavia come reazione all'invasione della Cecoslovacchia. Dalla sua ascesa al potere, Hoxha aveva iniziato un processo per privare gli albanesi dei diritti e delle libertà che il governo interpretava come contrarie all'ordine stabilito. Nel 1976 promulgò una nuova costituzione che rendeva lecito l'uso di qualsiasi mezzo atto a prevenire comportamenti revisionisti, portava al suo culmine il processo di ateizzazione iniziato 30 anni prima e negava alla popolazione l'accesso ad informazioni differenti da quelle diffuse dai media di governo. Enver Hoxha fu un maestro del lavaggio del cervello, facendo credere che fuori dall'Albania ci fosse solo guerra, povertà e carestia. Solo gli intellettuali capirono la falsità della propaganda di Stato, ma furono prontamente arrestati e fatti sparire, anche grazie a una fitta rete di spionaggio interna. La repressione non fu mai così feroce. Nel 1977 si stima che un terzo degli albanesi era stato incarcerato, interrogato dalla Sigurimi, la polizia speciale, e torturato per ottenere confessioni anche false. Si poteva essere arrestati e condannati a pene molto lunghe anche solo per aver custodito in casa un libro religioso, aver cercato di guardare programmi televisivi stranieri, aver solo accennato al dissenso verso un dittatore o addirittura per aver ballato o cantato una canzone che ricordasse lo stile di vita occidentale. Per quest'ultimo reato la pena era l'ergastolo. La morte di Mao nel 1976 creò la premessa per l'avvio di riforme economiche di tipo capitalista. Per questo Hoxha ruppe i rapporti con la Cina. L'Albania si ritirò in un isolamento politico totale, nel quale il dittatore si ergeva a baluardo antirevisionista, criticando sia Mosca che Pechino come potenze sociali imperialiste. La morte di Enver Hoxha, avvenuta l'11 aprile del 1985, comportò un cambiamento distensivo sia nella politica interna che in quella estera, giungendo all'abbandono in Albania del Partito Unico nel 1990 ed alla sconfitta del riformato Partito Socialista nelle elezioni del 1992. Sotto la città di Tirana sono stati rinvenuti due bunker, uno in periferia e uno in piazza Skanderbeu, la piazza principale. Si pensa che entrambi siano nati allo scopo di fornire riparo al dittatore e ai suoi fedelissimi in caso di attacco esterno, di fatto mai avvenuto. La piazza dove Skanderbeu viene ritratto fiero sul suo cavallo, la stessa piazza che simboleggia per molti la prova che le religioni possono convivere pacificamente, come la chiesa e la moschea che fanno da sfondo al valoroso guerriero. Quella stessa piazza ha nascosto sotto di essa un luogo tremendo, che niente ha invidiare all'inferno stesso.
Bunker 2 è una mostra permanente realizzata nelle stanze di quel terribile bunker sotterraneo, trasformato poi in luogo di carcerazione, umiliazione e tortura per molti. Percorrendo i freddi corridoi, sembra di immergersi in un mondo irreale, tetro e cupo. Solo il rimbombo dei propri passi accompagna la visita, ma questo incessante silenzio non fa che amplificare il ricordo delle urla strazianti dei condannati, uomini e donne costretti a sognare la morte come unica fine delle loro sofferenze. La riproduzione della stanza degli interrogatori lascia pietrificati. Il visitatore si ferma attonito a chiedersi come la mente umana abbia potuto partorire un tale orrore. Non si può fare a meno di immaginare un prigioniero rinchiuso con quella luce intermittente che gli perfora il cervello, allo scopo di far cedere le sue difese e confessare qualunque cosa. È stata proprio la visita a questo bunker che mi ha fatto capire le analogie tra la dittatura di Enver Hoxha e la società totalitaria di 1984. Precedentemente mi avevano sì raccontato delle cose, ma non le avrei mai immaginate così crude e così simili al mondo orwelliano. Tienti bene dritto. Guardami fisso in faccia. Dimmi, Winston. E ricorda, niente bugie. Quali sono i tuoi veri sentimenti verso il Grande Fratello? Lo odio. Devi amarlo. Obbedirgli non basta. Devi amarlo. Stanza 101. Enver Hoxha riuscì a farsi amare dai 2/3 della popolazione albanese. Il rimanente terzo fu imprigionato, torturato e ucciso. Nonostante la forte repressione, il dittatore fu acclamato dai più come un salvatore della patria. Ne è la prova che il suo regime non finì con una rivolta, ma solo per la sua morte naturale. Hoxha, nel suo essere ortodosso, può essere definito un genio, perché riuscì a trovare il giusto equilibrio tra paura, senso della protezione e controllo totale. Ai suoi funerali, molti albanesi scoppiarono in lacrime per quel che ritenevano la fine dell'unico modo di vita che conoscevano, che era allora considerato l'unico modo per sopravvivere. In conformità ai principi del bipensiero, non ha importanza che la guerra ci sia davvero o che, essendoci, la vittoria sia impossibile. Scopo della guerra non è la vittoria, ma la continuità. Scopo essenziale del conflitto moderno è la distruzione di quanto prodotto dal lavoro umano. Una società gerarchica è possibile solo sulla base della povertà e dell'ignoranza. Come principio, lo sforzo bellico è sempre programmato per tenere la società alla soglia della fame. La guerra è scatenata dal gruppo dominante contro i suoi stessi soggetti. E lo scopo non è la vittoria contro l'Eurasia o l'Estasia, ma quello di mantenere intatta la struttura della società. Durante la dittatura, tramite una sofisticata opera di persuasione psicologica, tramite il divieto di ricevere informazioni non filtrate dal regime, e tramite un accurato lavaggio del cervello collettivo, gli albanesi erano fermamente convinti che fuori dai confini nazionali ci fosse solo fame, guerra e malattie. L'unica loro difesa era l'isolamento e l'accettazione della perdita delle libertà fondamentali, pena l'invasione dall'esterno e la fine totale. Enver Hoxha era la loro unica difesa, l'ultimo baluardo contro l'annientamento. Thank you.
Questa è la nostra terra, una terra di pace e di abbondanza, una terra di armonia e di speranza. Questa è la nostra terra, Oceania. Questo è il nostro popolo, gente che lavora, che lotta, che costruisce. La propaganda di Enver Hoxha era molto efficace. Si faceva raffigurare sorridente, rassicurante, sempre attento alle esigenze del popolo, come un padre che deve accudire la famiglia, un padre su cui si poteva sempre fare riferimento, un padre che ogni tanto doveva punire, ma solo per il bene dei propri figli. Convinceva i suoi connazionali che solo l'ordine e la militarizzazione potevano salvare l'Albania dalle minacce straniere. Era così amato dalla maggioranza della popolazione che gli venivano dedicati tributi spontanei a dir poco trionfali. Ne è un esempio la scritta Enver, a lui dedicata, scolpita con pale piccone nel 1968. Solo nel 1992, quando il popolo albanese si era ormai reso conto della verità, venne trasformata in Never, mai, per simboleggiare la definitiva fine della dittatura. Riferimento mini prod cioccolato rettificato. Sostituire vocabolo con psicovita. Mini Prod garantisce non riduzione a 30 grammi, razione cioccolata 1984. Riferimento Times 14.284, pagina 3, rettificare così. Mini Prod prevede aumento cioccolazione da 20 a 25 grammi la settimana per l'aprile 1984. Enver Hoxha aveva a disposizione intere squadre di tecnici capaci di fotoritocchi, manipolazione delle immagini e delle informazioni. Il loro compito era quello di cancellare le prove di un passato che poteva essere scomodo per il regime. L'alleato storico dell'Albania era l'Unione Sovietica, che il dittatore ripudiò dopo la morte di Stalin per allearsi con la Cina. Nella mia ricerca ho trovato varie immagini di propaganda su quest'ultima, ma nessuna riguardo l'URSS. Le foto venivano poi manipolate per sostituire il graduato bolscevico con un esponente di spicco cinese. Secondo la storia ufficiale, l'Albania era sempre stata alleata con Pechino. Enver Hoxha fece arrivare uomini e donne dall'Unione Sovietica e li fece sposare con la popolazione locale per rafforzare l'alleanza. Quando, dopo la morte di Stalin, ruppe i rapporti con Mosca, fece espellere tutti i cittadini russi. Vari libri raccontano le vicissitudini di albanesi e russi che, tornata la democrazia, partirono alla ricerca delle proprie famiglie.
Chinarsi in avanti con braccia in alto, fratelli e sorelle. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Smith. 6079, Smith Winston. Sì, tu. Piegati di più. Tu non ti sforzi neanche. Guarda me. Così, fratello. Questo io voglio. Chiunque sotto i 45 anni deve essere in grado di toccarsi la punta dei piedi. Io ne ho 39 e ho avuto 4 figli. Non a tutti è concesso l'onore di combattere in prima linea. Pensa ai nostri ragazzi che combattono a Malabar. Pensa a quello che loro devono affrontare. Il controllo e lo spionaggio della popolazione per smascherare revisionisti o sospetti tali era un tarlo del dittatore. Ogni movimento, ogni discorso poteva essere captato dalla polizia. La teoria del sospetto era all'apice. Ogni frase che poteva essere mal interpretata poteva portare all'arresto e alla tortura per estorcere una confessione. Gli apparecchi telefonici erano collegati a vari centralini che permettevano agli agenti dello spionaggio di ascoltare tutte le conversazioni. Le famiglie erano tenute sotto costante controllo per scovare e punire qualsiasi comportamento non ortodosso. I mezzi usati erano notevolmente fantasiosi, degni dei migliori film di 007. Uno dei metodi più usati per ascoltare le conversazioni era una microtrasmittente nascosta nel manico delle scope. Intere famiglie sono state internate in questo modo. Venivano premiati i cittadini che denunciavano i vicini. Per questo spesso le case venivano trasformate in rudimentali postazioni di spionaggio, come si vede in questa rappresentazione esposta nella mostra Bunkart 2. Lo stesso trattamento era riservato ai pochi stranieri che entravano in Albania. L'unico hotel dove si poteva pernottare era Tirana. All'interno degli ingombranti portachiavi di legno erano nascoste delle microspie per controllare i visitatori. Tramite il centralino dell'hotel, ogni telefonata dell'ospite veniva intercettata. Se venivano ravvisati discorsi contro il regime albanese, lo straniero veniva subito espulso, se non arrestato nei casi più gravi. Una domanda. Come fa un uomo ad affermare il suo potere su un altro? Facendolo soffrire. Esatto. L'obbedienza non basta. Il potere è infliggere dolore e umiliazione, altrimenti non c'è certezza. Il potere è fare a pezzi una mente umana e poi rimetterla insieme nella nuova forma che tu stesso scegli. Se da un lato Enver Hoxha riuscì a farsi amare e rispettare dalla maggior parte della popolazione, dall'altro usò tutte le forme repressive possibili per fermare chiunque avesse solo intenzione di contestare il regime. La paura era la prevenzione, l'umiliazione personale era la forma educativa per i sovversivi, la morte era la liberazione dalle sofferenze. La polizia aveva a disposizione cani talmente feroci che anche i loro addestratori dovevano proteggersi con indumenti pesantemente imbottiti per non rimanere vittime di attacchi improvvisi. Questi cani furono impiegati soprattutto in vicinanza dei confini per essere lanciati contro chi cercava di varcarli senza permesso. Come belve assetate di sangue, inseguivano i fuggitivi e li sbranavano sul posto. Ma il vero terrore era rappresentato dalla Sigurini, un corpo speciale di polizia che doveva scovare e punire i sovversivi e tutti coloro che manifestavano pensieri contro il regime. Come la psicopolizia del romanzo di Orwell, erano dotati di ampi poteri,
scelti in base alla loro fedeltà al dittatore e alla loro crudeltà, erano addestrati per indagare, arrestare e torturare sia psicologicamente che fisicamente. In tutto il paese si assistevano ad impiccagioni pubbliche che dovevano servire come esempio. Il condannato veniva lasciato penzolare avvolto in un sacco bianco, simbolo di vergogna, con un foglio che elencava i crimini commessi. Durante il regime, i reati comuni erano in continua diminuzione. La certezza della pena era assoluta e immediata. Anche gettare una carta per terra poteva essere punito con un pestaggio da parte della polizia. I dissidenti politici che non venivano impiccati pubblicamente venivano arrestati e deportati in carceri o in campi di lavoro forzato. La mappa che state vedendo ne mostra la collocazione. I campi di lavoro erano luoghi terribili, disumani, dove si viveva al limite della sopravvivenza. L'analogia con i campi di concentramento nazisti o con i gulag sovietici è assolutamente evidente. Le prigioni prevedevano una detenzione durissima e umiliante. Alcune di queste erano utilizzate dalla Sicurimi come luogo di interrogatori e di tortura spietata per ottenere confessioni che giustificassero le tremende punizioni a cui erano sottoposti i detenuti. Nessuno sa quantificare il numero delle persone uccise per motivi politici, ma giornali autorevoli come il Washington Post e il New York Times parlano di una cifra variabile tra i 5.000 e i 25.000 morti. Vero è che la volta del bunker di Tirana, tappezzata con le fotografie di alcune delle vittime, crea un vortice sensoriale che sembra riuscire a trasmettere il dolore subito, l'umiliazione inflitta e la libertà estrema dell'esecuzione. In una sala di Bunker 2, destinata in passato alla prigionia, è esposta l'installazione dell'artista albanese Raimonda Zaimi Avignon, dal titolo Mostro della dittatura, basata su una frase famosa di Enver Hoxha. Noi costruiamo il socialismo tenendo il piccone in una mano e il fucile nell'altra. Al posto del cervello, il mostro ha una televisione che trasmette filmati propagandistici. Chiaro richiamo a 1984. Il cervello e il cuore del popolo sono rinchiusi nella gabbia che forma il corpo superiore, quasi a simboleggiare l'isolamento dal mondo voluto dal dittatore. Sono ulteriormente circondati da filo spinato per dimostrare la totale mancanza di libertà. Non sono nessuno. Non ho nessuna autorità storica, né studi specifici, né riconoscimenti vari. Sono solo un qualunque viandante che osserva tutto con gli occhi della curiosità, con la consapevolezza della propria ignoranza e la conseguente necessità di imparare più cose possibili. Questo è quello che ho visto. Questo è quello che ho percepito. Blah, 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 blah